Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare del cippato, come lo faccio, come lo vaglio, come lo setaccio, su come usare la macchina già vi ho fatto vedere con un altro video. Ora parliamo proprio della parte pratica, come riuscire ad avere un cippato del genere. Avevo già setacciato questo sacco qui, avevo fatto il video, purtroppo non è venuto un granché, quindi adesso ho rimontato la sceneggiatura, passatemi il termine, e vi faccio vedere come lo setaccio io. Allora, questo è già setacciato, come vi dicevo, però giusto per farvi capire, uso una rete con una maglia da 1 cm per lato. Poi semplicemente setaccio, adesso io l'ho fatto velocemente, se si usa tutta la maglia è un'operazione abbastanza veloce. Ciò che rimane poi sono questi qua. Questi trucioli, questi sono quelli che mi sono rimasti. Come vedete, il setaccio funziona. Tutti questi trucioli grossi che non passerebbero nella coclea perché ho provato e me la bloccano, quelli riesco ad eliminarli. Ecco, con questo setaccio ho eliminato quasi del tutto il blocco della coclea. Quest'estate poi con calma migliorerò il progetto, farò un setaccio diverso, automatizzato, e potrò quindi accelerare le operazioni, anche perché dovrò farne in grosse quantità. Comunque adesso siamo in inverno, avevo bisogno di utilizzare subito il cippato e questa è la soluzione migliore che ho trovato. Ecco, quindi allora il capitolo, rete con maglia da 1 cm, si mette il cippato che avete appena fatto, le scaglie grosse restano qui, poi le buttate via. Queste ovviamente le possiamo poi bruciare nel camino, o le possiamo buttare nel campo direttamente come compost, che è eccezionale. L'ultima cosa, ho dovuto cambiare le impostazioni della caldaia, ora sono tornato all'impostazione di fabbrica per il pellet, ho visto che brucia meglio. Prima avevo troppa aria, poca coclea, come vi dicevo, usando solo il nocciolino. Invece adesso ho esattamente le impostazioni per il pellet, quelle che avete anche voi sulla vostra stufa, e brucia perfettamente. Fa poco fumo, fa poco odore e ha un buon calore, sono molto contento. Ora vi faccio vedere come faccio il mix tra cippato e nocciolino. Prendo mezzo sacco di cippato e prenderò mezzo sacco di nocciolino. In volume, non in peso. Semplicemente si mischia. Il cippato, se usato puro, se la caldaia non è certificata e predisposta col miscelatore all'interno all'interno del serbatoio, potrebbe creare cavitazione, cioè si crea una cupola di cippato sopra la coclea e non entra più nulla. Invece mischiandolo anche in minime quantità si evita questo problema. Se un giorno volessi usare soltanto cippato dovrei farmi un miscelatore. Magari vediamo nei prossimi mesi come va. Tenete conto comunque che il nocciolino ha una resa maggiore, come vi dicevo in altre parti, rispetto al pellet. Quindi sì, è vero, l'ho pagato caro, ma alla fine spendo un 20% in meno per scaldarmi, anche solo usando il nocciolino. Io vi parlo sempre di una casa di campagna costruita fine 1800, non dotata di cappotto, non isolata. I primi 2 anni, solo col termocamino, bruciavo 120 quintali all'anno ed avevo sempre freddo. Ho poi messo la caldaia pellet l'anno scorso, ho iniziato a bruciare pellet, poi nocciolino, poi c'è l'evoluzione. Quindi l'idea è quella di bruciare sempre meno legna, visto la sera, il pomeriggio, e lasciare la caldaia accesa il più possibile, come già sto facendo adesso. E adesso viene la parte migliore del lavoro. Mi
Allora, adesso riempirò la caldaia, attenderò che finisca il nocciolino che c'era prima, veramente poco, e dopo vi farò vedere la fiamma. Interessa anche a me per vedere come brucia, per apportare eventuali modifiche ai rapporti di combustione. Io intanto vi ringrazio per aver visto questo video, se vi piace e volete condividerlo ve ne sono grato, se avete consigli da darmi anche, se ne avete bisogno sono qui. E chiudo poi il video con la fiamma che arde. Buona giornata a tutti. Vediamo la fiamma, adesso è normale, molto bella, cercando di capire anche eventuali scorie che possono derivare dall'uso del cippato. È una soddisfazione. Chiudo perché si spegne.